Radio Radicale, siamo con Chiara Gribaudo del Partito Democratico per parlare delle minacce al giudice Albano, che è presidente di Magistratura Democratica e che ha firmato, diciamo, la sentenza del Tribunale di Roma che ha praticamente bloccato l'arrivo di migranti nel centro in Albania. Allora, un capitolo non bello. No, direi di no e naturalmente massima solidarietà alla giudice Albano che evidentemente, lo dico, nessuno, no, non era la ribalta delle cronache nazionali e purtroppo però queste sono le conseguenze di chi a destra, ovviamente da Salvini in giù, come dire, usa e strumentalizza l'uso delle parole e quando le parole vengono pronunciate da chi ha responsabilità di peso, come quelle di Matteo Salvini, queste sono le conseguenze. Quindi io sono molto preoccupata perché naturalmente quando si mettono sotto i riflettori i giudici, soprattutto in situazioni delicate come quella del processo open arms, non potevano che esserci queste conseguenze. Del resto, purtroppo siamo soliti a vedere che quando si finisce sotto la bestia salviniana, in termini comunicativi, poi ci sono delle conseguenze, ahimè, drammatiche. Guardi, glielo dico anche per esperienza personale, perché diciamo se vieni ripreso dalle considerazioni di Matteo Salvini, in genere si finisce in un tritacarne. In questo caso, naturalmente, parliamo di situazioni molto delicate perché c'è un processo in corso e quindi, naturalmente, come dire, al di là di quel che si pensa. Chi sta al potere, secondo me, non può comportarsi e non può usare questi toni proprio perché mette a repentaglio poi la vita delle altre persone coinvolte. Ha fatto bene il Presidente della Repubblica a intervenire per cercare di placare questo scontro. Non c'è dubbio e anzi va ringraziato perché ancora una volta, diciamo così, il Presidente della Repubblica mette il giudizio di chi non mette giudizio, evidentemente, e per cui bene questo intervento, certo è spiacevole vedere che debba intervenire il Presidente della Repubblica su una vicenda del genere, la dice lunga anche dello stato, diciamo così, del linguaggio e dell'atteggiamento poco democratico che viene utilizzato da chi è vicepremier e ministro di questo paese. Grazie all'onorevole Chiara Gribaudo del Partito Democratico. Grazie a lei.